Ufficialmente la seduta, il gruppo consigliare di maggioranza fa dono al sindaco di una nuova fascia tricolore e quindi lo ringraziamo per averci voluto nella sua squadra e gli chiediamo di indossarla in questa prima seduta pubblica e istituzionale. Grazie Lippo. Buonasera e bentrovati. Diamo inizio a questa prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto per l'espletamento degli obblighi e delle formalità imposte dalla legge. Comincio col chiamare l'appello. Spadafora Giuseppe Vincenzo, che sono io. Conti Maria. Schiglierò Cristiana. Gabriella Gianreco. Tirendi Francesco, Saitta Vincenzo, Mineo Antonino, De Gennaro Domenico, Capizzi Giuseppe, Lizio Francesco Giuseppe, Caserta Antonietta, Portale Salvatore. Carissimi consiglieri comunali, signor sindaco, intanto è benvenuto in quest'aula consigliare. Oggi ho l'onore di presiedere come consigliere più eletto nella appena passata tornata elettorale questo consiglio comunale. È per me un momento di grande gioia, dal momento che ritorno dopo 10 anni, seppur per un breve tempo, a presiedere questo civico consesso. Sono sicuro, gentilissimi consiglieri, che nell'alternanza delle opinioni, nella dialettica delle posizioni contrapposte, riusciremo a trovare e a lavorare insieme per il bene di questa comunità. Saluto e ringrazio per la presenza il comandante della stazione dei carabinieri di Maletto, il reverendissimo parroco padre Salvatore Cucè, la preside dell'istituto comprensivo di Maletto, il professore Melardi, il signor sindaco del comune di Magnace, il comandante della Polizia Municipale, il responsabile della posizione finanziaria, il dottore Spadafora, i dipendenti comunali intervenuti e tutti i cittadini. Saluto inoltre il responsabile della posizione organizzativa tecnica. Procediamo a questo punto con il primo punto all'ordine del giorno. Insediamento del Consiglio Comunale neoeletto e giuramento dei consiglieri. Il responsabile della posizione amministrativa, preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative del 10 giugno 2018, relative all'elezione del Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali che hanno avuto luogo in data 11, 12, 13 e 14 giugno 2018, depositato in questa segreteria comunale il 15 giugno 2018, col quale è avvenuta la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di cui si allegano in copia gli stralci relativi. Preso atto che si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi della normativa di cui al testo unico approvato con il DPRS 20 agosto 1960 e dell'articolo 19 della legge regionale 26/8/1992 numero 7 e come previsto dalla circolare dell'assessorato delle autonomie locali della funzione pubblica. Preso atto che ai neoeletti consiglieri, con regolare avviso, nei modi e nei termini di legge, è stata notificata l'elezione e la convocazione del neo consiglio comunale. Preso atto che il primo adempimento e il giuramento dei consiglieri neoeletti, propone al Consiglio che, ai sensi dell'articolo 19,5 della legge regionale 7 del 92, il consigliere neoeletto più anziano, per preferenze individuali, assuma la presidenza provvisoria dell'adunanza fino all'elezione del presidente. Presti giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 45 dell'ordinamento autonomo degli enti locali,
e quindi con la medesima formula prestino giuramento tutti gli altri consiglieri come segue. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. E che vada a prestare il giuramento il consigliere Fontimarino. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Il consigliere Spirino Cristiano. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. È chiamato a prestare giuramento il consigliere Gianremo Capella. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. È chiamato a prestare giuramento il consigliere Delenti Francesco. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. È chiamato a prestare il giuramento il consigliere Saitta Vincenzo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune e in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. È chiamato a prestare giuramento il consigliere Grillo Antonino. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione.
è chiamato a prestare giuramento il consigliere De Gennaro Domenico. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. È chiamato a prestare giuramento il consigliere Capizzi Giuseppe, che risulta momento assente. Se dovesse arrivare nel corso della seduta provvederemo. È chiamato a prestare giuramento il consigliere Lizio Francesco Giuseppe. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. È chiamato a prestare giuramento il consigliere Casetta Antonietta. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Chiamato a prestare giuramento il consigliere Portale Salvatore. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, procediamo col secondo punto, verifica delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 24 giugno 1986 numero 31 e 18,2 della legge regionale 21 settembre 1990 numero 36 e anche di candidabilità secondo il decreto legislativo 235 del 2012 e successive modifiche e integrazioni. Il responsabile della posizione amministrativa. Preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative relative all'elezione del Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, che ha avuto luogo in data 11, 12, 13, 14 e 15 giugno 2018, depositata in questa segreteria comunale il 15 giugno 2018, con il quale è avvenuta la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, di cui si allegano in copia gli stralci relativi. Preso atto che dopo il giuramento dei consiglieri neoeletti e l'insediamento, il neo consiglio comunale dovrà passare all'esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 86 numero 31 e dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990 numero 36 ed inoltre delle condizioni di candidabilità secondo gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 235 del 2012, propone
che il Consiglio passi ad esaminare le condizioni di eleggibilità dei neoeletti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 giugno 1986 numero 31 articolo 9, dalla legge regionale 21 settembre 1990 numero 36 articolo 18, e le condizioni di candidabilità secondo il decreto legislativo 235 del 2012 articoli 10 e 11. La verifica potrà essere fatta per ogni singolo consigliere, nell'intesa che l'elezione di ciascun consigliere, nei cui confronti non sarà sollevata alcuna eccezione, si intenderà convalidata all'unanimità. Invece per i consiglieri per i quali sarà sollevata qualche eccezione, alla fine dell'appello di tutti gli eletti per l'esame delle predette condizioni, saranno illustrate e discusse le cause ostative e poi si procederà con separata votazione per ciascun consigliere contestato per dichiarare o meno l'ineleggibilità. Tutti i consiglieri comunali presenti hanno sottoscritto un'autodichiarazione nella quale appunto avete dichiarato che non sussistono condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità. Pertanto, se non ci sono eccezioni in merito, direi di passare subito alla votazione proprio per surrogare con questa votazione quanto avete dichiarato nelle dichiarazioni da voi sottoscritte. E ovviamente la votazione si riferisce ai consiglieri presenti dal momento, insomma, che ne manca ancora un consigliere che deve giurare, quindi deve adempiere a tutte le procedure alle quali abbiamo già adempiuto. Quindi metto ai voti questa presa d'atto di queste condizioni di incompatibilità dei soli consiglieri presenti. Votiamo per alzata di mano. Unanimità di voti. Metto ai voti l'immediata esecutività della proposta appena votata. Votiamo sempre per alzata di mano. Unanimità di voti. Terzo punto all'ordine del giorno, convalida dei consiglieri comunali. La convalida dei consiglieri comunali è un atto attraverso il quale il Consiglio Comunale autolegittima se stesso e quindi alla luce della proposta appena votata e quindi istante che non sussistono le condizioni di incompatibilità o di candidabilità, direi di mettere subito ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno, che è la convalida dei consiglieri comunali. Votiamo per alzata di mano. Unanimità di voti, allo stesso modo anche per questa l'immediata esecutività della proposta appena votata. Votiamo per alzata di mano. Unanimità di voti. Non ci sono eventuali surroghe, come segnato al punto numero 4 all'ordine del giorno, quindi si prende atto che non ci sono surroghe. Mettiamo i voti da presa d'atto che non ci sono surroghe da effettuare, almeno in questo momento. Votiamo per alzata di mano. Unanimità di voti. Facciamo una breve parentesi, se i consiglieri comunali non hanno nulla in contrario, è arrivato l'assessore onorevole regionale Marco Falcone, che lo invito a prendere posto al tavolo della presidenza. Assessore, prego. Sesto punto all'ordine del giorno. Punto numero 5 all'ordine del giorno, esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 10 e 11 della legge regionale 24 giugno 86, numero 31,
con inizio della procedura disciplinata dall'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 86 numero 31 ed eventuali subroghe. Il responsabile della posizione amministrativa, preso atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative relative all'elezione del Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, che ha avuto luogo in data 11, 12, 13, 14 e 15 giugno 2018, depositato in questa segreteria comunale il 15 giugno 2018, col quale è avvenuta la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale. Preso atto che dopo il primo adempimento del giuramento dei consiglieri neoeletti e della loro convalida è necessario verificare eventuali situazioni di incompatibilità, propone che, insediatosi il Consiglio Comunale ed esaurite le operazioni di convalida, il consesso passi all'esame delle condizioni di incompatibilità relativi alle incompatibilità con eventuale inizio della procedura di cui all'articolo 14 stessa legge e conseguente surroga. Allo stesso modo che per il punto numero 2 non ci sono situazioni di incompatibilità per i consiglieri presenti, pertanto non ci sono eccezioni da fare, direi di passare direttamente alla votazione della proposta. Votiamo per alzata di mano, unanimità di voti, anche per questa propongo che venga mediata, che venga votata l'immediata esecutività, votiamo sempre per alzata di mano, unanimità di voti. Punto numero 6 all'ordine del giorno, elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Nomino 3 consiglieri che svolgano la funzione di scrutatori. E il consigliere De Gennaro, consigliere Foti, consigliere Casetta. Appena daremo inizio alle operazioni di voto, vi dirò di avvicinarvi, diamo intanto lettura della proposta. Il responsabile della posizione amministrativa, preso atto che i neoconsiglieri, con regolare avviso nei modi e nei termini di legge, è stata notificata l'elezione e la convocazione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno anche l'elezione del Presidente del Consiglio, che la legge regionale numero 7 del 26 agosto 92, nel separare le funzioni del sindaco da quelle del Consiglio Comunale, ha previsto che il Consiglio sia presieduto da un Presidente eletto nel suo seno, che l'elezione deve avvenire subito dopo le operazioni di verifica e convalida, che per l'elezione è richiesta la prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio. In caso che non si raggiunga detta maggioranza si dovrà procedere ad altra votazione in cui risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, cioè il numero dei voti. Propone che il Consiglio Comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, proceda, mediante scrutinio segreto e con l'assistenza degli scrutatori, all'elezione del Presidente nel suo seno con le modalità di cui premessa, che il Presidente eletto assuma la presidenza della seduta. Procediamo quindi con le operazioni di voto, gli scrutatori possono avvicinarsi. Consigliere Foti, vorrei che si
Si prepara il consigliere Spiniero Cristiano. Si prepara il consigliere Gianreco Capretta. Si prepara il consigliere Emilio Antonino. Il consigliere Credi ha già votato. Si prepara il consigliere Saitta Vincenzo. Consigliere che ne ha votato, grazie. Si prepara il consigliere De Gennaro Domenico. Consigliere Saitta ha votato, grazie. Il consigliere Francesco Giuseppe ancora assente. Si prepara il consigliere Inizio Francesco Giuseppe. Consigliere De Gennaro ha votato, grazie. Si prepara il consigliere Caserta Antonietta, il consigliere Vizio ha già votato, grazie. Si prepara il consigliere Portale Salvatore, consigliere Caserta ha votato, grazie. Le operazioni di votazione sono finite, possiamo procedere allo scrutinio, agitiamo l'urna. Bianca.
Spirito Cristiano. Spirito Cristiano. Bianca. Schiriro. 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 Schiriro Cristiano. Schiriro. Bianca. Con tre schede bianche e 8 voti al consigliere Spirito Cristiana risulta eletta la nuova presidente del Consiglio Comunale. Lascio lo scambio intanto all'amica e consigliere Spirito Cristiana augurandoti un buon lavoro. Grazie, saremo al cogliamo. Su proposta del segretario comunale, metto ai voti l'immediata esecutività dell'elezione del presidente, così possa assumere immediatamente le funzioni. Votiamo per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano, unanimità di voto. Prego, Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare il signor sindaco per avermi dato la possibilità di far parte della sua squadra e quindi di vivere questa importante esperienza. Volevo ringraziare i miei colleghi consiglieri per aver posto nella mia persona questa grande fiducia e appunto dandomi la possibilità di espletare un ruolo di grande spessore come quello di presiedere questo consiglio comunale. Voglio ringraziare l'onorevole Marco Falcone, assessore alla Regione, per la sua gentile presenza in un giorno così importante e sentito e significativo per noi. Voglio ringraziare la preside dell'Istituto Comprensivo Avellina, l'Arma dei Carabinieri, i Vigili Urbani, il sindaco di Magnaccia e il nostro parroco. E poi voglio ringraziare la mia famiglia e i miei cari per avermi sempre sostenuta, aver sostenuto la nostra squadra, e in particolare mio padre, che ci ha sempre creduto e che ha dato, si è messo al 100% a disposizione. Ringrazio poi tutta la cittadina che è intervenuta oggi, siete numerosi, e soprattutto ringrazio anche chi non è potuto essere presente, ma che il 10 giugno ha deciso di eleggermi come consigliere per questo comune con un grande numero di consensi, e proprio questo mi ha permesso di oggi di ricoprire questo importante ruolo per me, questa importante carica. Il mio desiderio e quindi il mio impegno sarà quello di garantire che quest'aula consigliare possa diventare un'aula di utile confronto, e mi auguro che questo sia un consiglio comunale costruttivo, imparziale e rispettoso delle regole e delle istituzioni, perché a partire da oggi noi tutti abbiamo l'obbligo di rappresentare i nostri concittadini. Sarò il presidente di tutti, e questa non è una delle solite frasi e fatti, infatti sono al corrente che il mio ruolo deve garantire l'imparzialità e per questo è garantire quindi il completo espletamento della carica che voi e noi eletti siamo stati chiamati a ricoprire dai nostri concittadini. Allo stesso tempo però prenderò rispetto non tanto e non solo per la mia persona, ma per il ruolo di grande spessore che da oggi assumo. Con questo concludo, augurando buon lavoro al signor sindaco e alla futura giunta, e augurando buon lavoro a noi consiglieri, con l'auspicio che questo venga ricordato come il consiglio comunale più rispettoso, propositivo e costruttivo della storia del consiglio comunale di Oletto. Grazie.
punto all'ordine del giorno, che è l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Chiedo una pausa di 10 minuti, se è possibile. Va bene, a perfetto. Il segretario fa l'appello. Spaltafogo la presenta. Fonti. Presente. Schilero. Presente. Zanfeo. Presente. Schirendi. Presente. Saitta. Presente. Mineo. Mineo. Adesso che non prevediamo De Gennaro presente, Capizzi presente, Tizio Caserta è portale. Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Vogliamo sempre il resto delle mani? Thank you.
consigliere Bodi Acutato, vado a votare io, scrivo Cristiano. Giuseppe Capizzi.
Ireni Francesco. Ireni Francesco. Ireni Francesco. Capizzi. Ireni. 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 Capizzi. Ireni. Lo scrutinio è finito con 8 voti su 12. Proclamiamo vicepresidente del Consiglio il consigliere Ireni Francesco. Votiamo per l'immediata esecutività di questa votazione. Operazione di mano. Passo la parola al collega amico Francesco Ireni, nuovo vicepresidente del Consiglio. Auguro facciamo gli auguri. Ecco per lo che per fare i miei auguri anche a te, Cristiano. E poi come prima cosa voglio ringraziare tutte le persone che stasera sono qua presenti. Ringrazio l'onorevole Falcone, il sindaco, ringrazio tutti i consiglieri e poi è doveroso ringraziare tutte quelle persone che mi hanno sostenuto e che l'hanno dimostrato votandomi. Concordo pienamente con il discorso che hai fatto prima tu, Cristiana, e che posso dire? Questa è la mia prima esperienza, però metterò il massimo del mio impegno e sarò pronto a collaborare con tutti per il bene del nostro paese. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Nazione. L'amministrazione comunale prende il governo, assume la responsabilità del governo di questa cittadina e lo assume nell'interesse collettivo, nell'interesse generale. Io devo dire che la mia presenza qui oltre a testimoniare la mia amicizia personale nei confronti di Cristiana, di Bippo, ma nei confronti di tutti, e della maggioranza, vuole essere invece l'attestazione però della vicinanza del governo Musumeci all'intera città, alla maggioranza e alla minoranza, per la quale io credo che ci debba essere una
un rapporto costruttivo, anche che nella dialettica e nelle cose. La maggioranza proporrà e deve avere la responsabilità di governo, di assumersi in fondo la responsabilità del governo. La minoranza farà un controllo, anche quando lo stesso sarà anche pungente, giusto che lo stesso ci sia, ma in un rapporto sempre dialettico, io dico costruttivo. Succede in tutti i civici consessi, succederà anche qua a Maletta. Con queste considerazioni vi devo però dire che ci vedremo, ecco, al sindaco, ecco, al presidente del consiglio, al vice sindaco, un po' a tutti. Noi siamo assolutamente disponibili come governo regionale per essere, per dare delle risposte a questa comunità che vuole rimettersi in movimento come l'intera Sicilia, e noi abbiamo il dovere sacrosanto di dover essere vicini alle aspettative di tanti siciliani, di 5 milioni di siciliani che vogliono rivedere una Sicilia che abbia e che possa guardare con prospettiva il futuro e che possa anche dare una prospettiva ai colleghi. Per cui grazie, buon lavoro Presidente, buon lavoro anche agli uffici. Voglio anche qua ringraziare e salutare gli uffici, il parroco, le forze dell'ordine, ma tutto l'apparato burocratico che dovrà collaborare sicuramente con l'amministrazione, ma con il Consiglio Comunale. Scusatemi per gli errori, però è la mia prima esperienza, quindi poco fa non abbiamo votato per la pausa, adesso ho fatto parlare l'onore, scusatemi. Se qualcuno ha qualche intervento da fare? Una buona serata a tutti. Oggi è un giorno di festa, sperando che non sia solo oggi un giorno di festa, che sia sempre un giorno di festa per tutti i consigli comunali, per l'interesse che dobbiamo avere per la nostra comunità. Vi confesso che è sempre un'emozione rientrare qua dentro, rientrare da sindaco, è un'emozione che forse si vede anche. Oggi questa è la nostra prima seduta. Io spero con tutto il cuore, saluto innanzitutto tutti gli intervenuti, si vede che sono iniziato, saluto tutti gli intervenuti dal parco, dalla dirigente scolastica, il comandante dei carabinieri, il mio collega sindaco che lo ringrazio per la sua presenza di Maniace, il professore Melardi, i vigili urbani, i miei poi capisettore, il primo sindaco, che è la cosa più bella, perché questa è il primo sindaco e il vice presidente del consiglio e tutti i consiglieri comunali e soprattutto tutti i cittadini e tutti gli intervenuti. Io voglio iniziare da quello che ho detto nel mio primo intervento. Io voglio iniziare dalla coesione sociale, dal rapporto umano che ci ha contraddistinto come piccola comunità, che ci ha contraddistinto come paese montano. Io spero che lo ritroviamo, che ritroviamo e che partiamo soprattutto da questo. Quel rapporto che abbiamo avuto nel passato, quella gioia di essere maltesi, quella gioia che avevamo tutti, non solo nell'essere maltesi, ma nel rapporto che avevamo, nelle discussioni, nel confronto. E voglio iniziare da questo, perché questo è quello che è mancato in questi anni e non è una cosa bella per la nostra comunità. Voglio iniziare da questo, voglio iniziare, già abbiamo fatto un percorso con il nostro parroco, abbiamo già iniziato a collaborare e a fare un primo passo con i giovani e spero che lo continuiamo e lo dobbiamo continuare. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza, la voglio mettere per la mia comunità, per il mio paese, la voglio mettere per questo consiglio e la voglio mettere a disposizione di tutti quanti e la voglio trasferire a queste nuove generazioni. Tutto quello che la mia conoscenza la voglio trasferire a voi, perché ci sono tanti giovani, un consiglio giovane, un consiglio fattivo e propositivo che sta iniziando già a lavorare bene, perché abbiamo già iniziato a fare qualcosa e dobbiamo tutti insieme.
rappresentanti della comunità siamo stati votati nel seguente perché rappresentiamo il nostro comune, dobbiamo lavorare per il bene del nostro comune, dobbiamo avere tutti la stessa finalità. La finalità è lavorare per Maletto, spenderci per Maletto, ma non solo noi, non solo noi. Spero che la comunità ci aiuti, che le associazioni ci aiutino, che le istituzioni ci aiutino, perché tutti insieme possiamo raggiungere l'obiettivo, perché penso e ne sono convinto e certo che da solo o da soli non andiamo in nessun posto. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di fare un grosso e grande lavoro per rimettere in moto, come ha detto l'amico assessore Falcone, lui dice la Sicilia è Maletto, ma per mettere in moto di nuovo questa nostra comunità. Dobbiamo iniziare, vedo la dirigente scolastica, dalle scuole, dalla messa in sicurezza delle scuole, perché abbiamo dei problemi. Dobbiamo iniziare, abbiamo iniziato già con degli incontri con l'ANAS, perché vogliamo fare a parte il piano nero, ma già abbiamo iniziato ad avere i primi contatti con le varie istituzioni. Dobbiamo riprendere il pezzo Filicia, perché abbiamo un problema grossissimo, abbiamo un problema con l'azienda forestale, siamo stati già all'assessorato regionale all'agricoltura, però il problema ancora non l'abbiamo risolto perché è stata scissa la convenzione e abbiamo quello che abbiamo là sopra e dobbiamo vedere cosa fare. Ma dobbiamo anche prendere in considerazione questa nostra zona di Pizzo Filicia, la possiamo anche dare ai privati, non per forza la dobbiamo dare all'azienda o la dobbiamo a tutti i costi fare la convenzione con l'azienda. La convenzione è stata sciolta unilateralmente da parte dell'azienda, però la dobbiamo rivedere perché non possiamo tenere quello che abbiamo visto e stiamo vedendo in questi giorni, perché è un pericolo per le case vicine, un pericolo per tutti noi e per coloro che salgono da sopra. È un pericolo grossissimo, spero che l'assessore queste mie parole li faccia sue e vediamo cosa possiamo fare se giovedì ci vedremo. Abbiamo iniziato anche con gli anziani, vedevo il presidente, non lo so, c'è il presidente, che lo saluto, eccolo là. Abbiamo iniziato a fare un incontro con gli anziani, abbiamo fatto già un incontro con i giovani, dobbiamo dare un respiro diverso sia agli anziani ma soprattutto anche ai giovani. Stiamo iniziando anche con quello che avevamo detto, vi preannuncio che questo mese faremo un mese, spero, non dico in estate maltese, ma quasi, stiamo cercando di organizzarla, dal giorno 7 inizia, e iniziamo anche da qualcosa che abbiamo detto tutti, l'ha detto il candidato oggi consigliere Capizzi, l'ho detto io, l'abbiamo detto tutti, riacquistiamo la nostra identità con i legumi, la nostra tradizione e così via, e spero che il giorno 27, 28 e 29 possiamo iniziare questa nuova esperienza per i produttori malettesi che producono legumi, lenticchie, ceci e così via, con una giornata di festa dedicata a questo prodotto. Non dico che è una storia, e a mettere in essere tutto quello che cerchiamo, che abbiamo detto. Errori ne faremo, ve lo giuro, ne faremo errori, ma spero che ne faremo pochissimi e che con l'aiuto di tutti possono essere corretti in tempo e nel confronto possiamo anche migliorare e fare qualcosa di diverso. Abbiamo anche iniziato un altro percorso culturale con la Via dei Castelli, siamo stati già all'assessorato turismo, abbiamo presentato un'istanza sia per la Via dei Castelli, abbiamo presentato un'altra istanza, abbiamo presentato l'istanza per questa sagra o questa identità per traduzione identità malettese con l'assessorato agricoltura. Ci siamo già iniziati a muovere.
vi garantisco che lavoreremo 12, 24 ore, non lo so. Io ho la famiglia che mi guarda e la ringrazio per il tempo che tolgo alla mia famiglia, perché lavorare a 12 ore, stare 12 ore al comune, gli togliamo del tempo alla famiglia. Però è una cosa che noi vogliamo, l'abbiamo voluta, e per il nostro paese un po' di sacrificio lo dobbiamo fare, lo farà la mia, le nostre famiglie, lo dobbiamo fare tutti. Come ho detto prima, non solo noi, ma tutti. Tutti, tutti, tutto, tutta la nostra comunità. Noi dobbiamo fare un percorso, dobbiamo attenzionare i più deboli, dobbiamo attenzionare le problematiche, i problemi che sono nati in questi anni, e li dobbiamo attenzionare. La comunicazione che ci aveva dato l'assessore Falcone sul centro sportivo zonale nel 2013, prima che andassi via come amministratore, abbiamo presentato il progetto come centro sportivo zonale, perché hanno firmato, e le ringrazio il sindaco di Maniace, allora sindaco di Bronte e Randazzo, abbiamo fatto un progetto come centro sportivo zonale qua a Maletto, dove ci sono i campetti, dove c'è quella distruzione totale. Abbiamo fatto un progetto di quasi 1 milione di euro, è stato ripescato, finanziato, hanno fatto la lettera di comunicazione se ancora siamo intenzionati a o meno, hanno risposto positivamente, siamo stati già assessorati, dobbiamo solo rivedere il progetto con i nuovi prezzi, perché la ferma al 2013, col 2015 è cambiata la legge, e ci stiamo iniziando a muovere, ci stiamo iniziando a muovere in questo senso. E spero sinceramente che possiamo veramente far rialzare la nostra comunità, perché non stiamo vivendo un momento felice, un momento bello, stiamo vivendo un momento che non è dei migliori, però con l'aiuto di tutti, e vedo qua gli impiegati presenti nel corpo amministrativo, i vari capi settori che abbiamo fatto il giorno prima riunione, spero che tutti insieme a loro, insieme alla cittadinanza e soprattutto il Consiglio Comunale e la Giunta, che già vi posso già preannunciare, perché subito dopo il Consiglio Comunale nominerò la mia giunta, che sarà composta da Giuseppe Spadaflora come vice sindaco, la dottoressa Avvocato Forti e la dottoressa Gianreco Gabriella. Questa sarà la mia giunta. E come ho detto sempre, l'amministrazione non deve essere un esercizio di vanità, né un esercizio per fare carriera, deve essere, ed è il fondamento della nostra vocazione, della vocazione sociale, che veramente deve dare un senso al peso delle tante ore rubate dalla famiglia e alle nostre cose, speso per la nostra comunità. Io con queste parole voglio finire, lavoriamo tutti insieme, vi ringrazio tutti quanti, ringrazio a tutti coloro che ci sono stati vicini e che ci saranno vicini nel futuro, perché penso che le elezioni comunali siano già finite giorno 11 alle ore 3, quando abbiamo capito chi ha vinto, chi è stato il primo e il secondo. In quel momento le elezioni sono finite, ora dobbiamo lavorare tutti insieme, e tutti insieme dobbiamo lavorare per la nostra comunità, che si chiama Maletto. Un buon lavoro a tutti e un grazie di cuore a tutti. Consigliere Saitta.
il Consiglio Comunale e vi porto i miei auguri di buon lavoro. Soprattutto un lavoro di squadra. Come diceva l'assessore Falcone, noi non vorremmo fare soltanto un lavoro di controllo, ma vorremmo non essere pungenti per niente, perché vorremmo in qualche modo fare un lavoro che sia all'unisono, tutti uniti, perché vorremmo che da questo consiglio, magari forse per le prime volte, se non è mai accaduto, che uscissero delle proposte approvate all'unanimità. Tutti noi vorremmo fare in modo che si lavori bene, per il bene, in questo caso riprendo lo slogan vostro, il bene in comune, che si lavori bene per il comune di Maletto, affinché veramente oggi alla regione abbiamo la fortuna di avere delle persone che vogliono, e si vede in maniera rampante, riprendere l'economia della nostra regione. Quindi motivo per il quale, come ho detto in tutti i comizi che abbiamo sostenuto, vogliamo innanzitutto fare progetti, progetti e progetti, perché pensiamo che un progetto non si abbia per fortuna, ma si abbia, la fortuna sicuramente premia gli audaci, e quindi prima noi presentiamo, prima arriviamo e prima siamo titolati ad avere qualsiasi forma di finanziamento, qualsiasi forma di lavoro da sviluppare nel paese. Vorremmo anche noi fare delle proposte, vi proponiamo di fare dei comizi, dei consigli in piazza, soprattutto nel periodo estivo. Maletto ci contraddistingue il clima, quindi oggi, se saremmo stati tutti fuori, cerchiamo in qualche maniera di coinvolgere tutti i malettesi. Abbiamo potuto verificare che i malettesi sono un pochettino timidi, sono un pochettino restii a partecipare ai consigli. Coinvolgiamo, facciamo consulenti del comune i cosiddetti malettesi, perché noi tutti ci rendiamo all'altezza di essere consulenti del comune di Maletto. Uniamoci, lavoriamo insieme, lavoriamo bene. Un'altra proposta ve la faccio: dalla prossima volta in poi cerchiamo di mescolarci un attimino, perché ho visto oggi questa distinzione netta è un pochettino, siamo tutti malettesi, siamo visto tutti i ragazzi, quindi lavoriamo insieme. Grazie, buon lavoro a tutti. Castellano Antonio vuole fare un intervento, vuole fare gli auguri al sindaco e viene vicino al qua. Salve a tutti, sono molto onorata di essere qui con voi. Anzitutto vi ringrazio il sindaco Pippo De Luca e tutta la giunta comunale, e sono sicuro che mi sosterranno molto in questi mesi. E inoltre voglio anche augurare un buon lavoro al sindaco e fargli proprio lui. Non ci sono altri interventi, dichiaro sì. Gratificanti, perché sono pervase dall'orgoglio
per essere stati personalmente scelti e favoriti dalla fiducia dei cittadini. Ciò comporta onore e responsabilità per essere stati chiamati a servizio alla collettività e alla città. Il sindaco non è un uomo di parte, è colui che rappresenta l'intera città nelle sue varie componenti, è al servizio del bene comune, privilegiando coloro che vivono in condizioni sfortunate e disagevoli. Un impegno non facile che richiede attenzione, ascolto, discernimento e condivisione con tutte le realtà che compongono la società. Maletto ha bisogno di ascolto che diventa vicinanza. Maletto ha bisogno di unità che diventa rappacificazione e dialogo con tutti. Tutta la comunità cittadina ha bisogno di sogni e di speranza. Il sindaco, aiutato dalla giunta e dall'intero consiglio, sia suggeritore e catalizzatore di un progetto di progresso civile proveniente da tutti coloro che vogliono bene alla città e ai suoi cittadini. Auguro che si valorizzi il bene che già c'è a Maletto, ed è tanto. I cittadini sono tutti uguali e a tutti vanno riconosciuti i diritti civici, ma quelli più poveri e che vivono in condizioni di maggiore disagio abbiano maggiori cure e attenzioni. Soprattutto i giovani abbiano un posto di riguardo nelle preoccupazioni dell'amministrazione. La Chiesa e i cristiani oggi si dichiarano disponibili a collaborare con le istituzioni per promuovere il bene comune. Su di te, sindaco eletto, carissimo Pippo, e su tutta la città di Maletto, invoco la benedizione del nostro patrono, Sant'Antonio, ed esprimo fin da ora la comune riconoscenza per le fatiche che sicuramente dovrete fronteggiare. Auguri e buon lavoro! Buonasera a tutti.